Ciao, ho delle ottime notizie. Il sindaco ha raccolto i fondi per realizzare 5 DED. Si tratta di veicoli a tre ruote usati per gli spostamenti brevi. Renderanno molto più accessibili alla nostra città. È un grande ordine. Il sindaco ha pubblicato 5 ordini separate sulla bacheca della Giga del Commercio. Perciò puoi iniziare a lavorarci subito. Sono sicuro che anche gli altri costruttori cercheranno di ottenere questi incarichi. Quindi, cosa stai aspettando? Ok, c'è qualche altra missione? No. Allora direi che andiamo immediatamente. Madonna, ma che ora arriva qua Higgins? È qui alle 6 di mattina, anche aspetta. Non dovremmo avere problemi a fare i didi, perché quando ho messo in pausa le missioni principali e mi sono messa a raccogliere materiali, quindi credo che bene o male dovremmo avere praticamente tutto. Adesso andiamo a vedere. Posta. Petra, ho sentito da Presley che ha accettato un incarico per la costruzione di un DD. Per questo veicolo avrei bisogno di parti fatte da reliquie. Volevo accertarmi che sapessi come procedere. Vieni a trovarmi al centro di ricerca e ti spiegherò tutto nel dettaglio. Merda, come non detto. Un attimo. Intanto vedo di fare ciò che posso fare. Ok, allora. Trasporto DD. Non potevi mettermeli insieme questi? Tre pneumatici di gomma. Posso farne tre. Via. E mettiamo però. Mi piace averne sempre attenta. Mettiamo a fare 6 lingotti di bronzo. Vediamo qua, 6. Top. 6 lingotti di bronzo. E intanto mettiamo le ruote. Poi, motore piccolo. Aspetta, vediamo se c'è altro. Beh, intanto motore piccolo, che io ho il cervello che non riesce a tenere troppe informazioni dentro. Quindi, motore piccolo. A posto. Poi, un sedile singolo. Ah, due. E mi servono, allora, le pelli sono a posto, mi servono 4 assi di legno. E mettiamo a fare 4 assi di legno. Poi 5 lingotti di rame che ho già. E via. Là. Poi 5 vetro 5 e poi c'è scritto tessuto. Ah, io qui ho un tessuto, allora 5 di legno, cioè di vetro, 6 tessuto, quindi ne devo far 5. 5. E i sedili singoli, io sto aspettando per i sedili singoli. Io credo di essere a posto, eh.
Però andiamo da Petra perché mi ha inviato la lettera. Ed è probabile che ci dica qualcosa che già sappiamo, ma non importa. E i prezzi qua, 114, no. Se troviamo Arlo, gli diamo qualcos'altro. Petra! Oh, you came. Oh, eccoti qui. Visto che stai costruendo un DD, avrai bisogno di un motore piccolo. Già trovati, mia cara. È lo strumento che guida le nostre auto e fa volare alcuni dei nostri aerei. Non abbiamo più le conoscenze necessarie per costruirlo, per cui dobbiamo andare a recuperare i motori dalle rovine. Il problema è che non ce ne sono in così grandi quantità da permettere a tutti di estrarne. Alimentano dei robot antichi che vagano ancora oggi per le rovine. Quindi possiamo ottenere alcune parti saccheggiando i robot. Queste rovine sono chiamate le rovine pericolose. C'è una rovina pericolosa a est della città in un'area che chiamiamo le lande collassate. Il paesaggio delle lande è pericoloso, per questo è recintato. Fa attenzione. E io ci sono già andata. Ci sono già andata, per cui a posto, grazie, ma non serviva. Vabbè, ci pensiamo dopo. Qui, fatto. Tessuto. Mettiamo il tessuto. E no, l'asse non devo mettere da nessuna parte, perché l'asse mi serve per i sedili. A posto. Mettiamo i sedili, mettiamo l'altro, fatto! E andiamo a consegnare. E magari ci mettiamo già a fare materiali per il DD di domani. Antoine, tieni. La qualità è eccellente, bel lavoro. Visto che hai completato il DD, devo dirti di andare a trovare il signor sindaco. Vuole che tu costruisca dei cartelli stradali o qualcosa del genere. Ma io volevo fare tutti gli altri. L'ho potuto prendere? Ok. Andiamo a parlare col sindaco. Mi prendi in giro? Però c'è il sindaco dentro, io ci devo parlare. Eccolo qui. Ah, eccoti qui. Grazie per il tuo aiuto nel completamento del DD. Ora che abbiamo quel veicolo, abbiamo bisogno di segnalare le fermate per mostrare alla gente dove salire e scendere. Per dare inizio al sistema, voglio 5 fermate DD. Ti voglio commissionare la costruzione e la collocazione di 3 di loro. Che cosa dici? Grazie, accetta l'incarico. Ora che ci penso, non credo che tu abbia il diagramma per questo oggetto. Devi andare al centro di ricerca a parlare con Petra. Dovrebbe essere in grado di aiutarti. Quante cose? DD, ok, ma sono tutte... Ok, niente paura, sono le fermate DD. E andiamo a vedere se magari riusciamo a parlare con Petra. Riusciamo. Un segnale per le fermate DD? Intendi una panchina con qualche cartello, no? Vediamo, per quello avremo bisogno di 3 dischi dati. Li ho. Li hai? Fantastico. Ci vorrà un po' di tempo per analizzare tutti i dati. Ti contatterò quando avremo qualcosa. Ok. Posto. Ok, allora, i dischi dati che ci hai dato erano pieni di informazioni.
Sono stato in grado di produrre il diagramma per il segnale di fermata di D. Ok. E questo è quello che avevo fatto privatamente. Macchina tessile avanzata, ok. Utile, mi metterò a farla appena ho tempo. Allora, vediamo se magari possiamo prenderci in anticipo e fermata di D. Legno massiccio 5, lastra di bronzo 4. Allora, lastra di bronzo ne ho già 6, legno massiccio, quindi intanto ne creiamo 5. Mi servono 2 tubi di bronzo e 3 tessuti. Ok, allora andiamo a fare almeno una fermata di. E allora dicevamo lastre di bronzo e mi. E quante lastre? 4. Ok. Poi il legno massiccio si sta facendo. Tessuto e tubo di bronzo. Allora, i tubi di bronzo li ho presi, sono stupida. Qui si sta facendo. Ok, mettiamo a fare il tessuto adesso. E me ne serve, facciamo al massimo, to. Allora, il legno massiccio è pronto. Mi manca solo il tessuto. Ok, allora abbiamo 3 di tessuto. Qui avremmo dovuto. Qui abbiamo finito, ok. E abbiamo una fermata. Di che andiamo a mettere qui proprio vicino casa. Ok, allora io ho visto che Higgins ha messo questa fermata qui. Ed è stato lui per forza di cose perché io non sono stata. E visto che ho paura che le metta tutte lui, direi che anche se non c'è un limite di tempo per farla, la missione, direi che la facciamo subito perché ho troppo scara. Quindi ci facciamo subito le fermate. Do una fatta e manca un'altra. Le lastre di bronzo. Ok, e le andiamo a posizionare, quindi dicevamo qui. E
e posizioniamo. Lo usiamo, dato che ci siamo. Andiamo qui. Mamma mia, è già scassato sto autobus. E poi andiamo a posizionare l'altro dal centro di ricerca. È fatto. Ok, mo consegniamo la missione. Gale, fatto. Hai già posizionato le fermate DD? Molto efficiente. Ecco la tua ricompensa. Con le nuove fermate DD sarà molto più facile spostarsi in questa zona. Ok. Cos'è fatto? Allora, raccogliamo la posta. Municipio. Ciao costruttore, ho buttato giù un piano per collocare dei lampioni nella nostra città. Abbiamo ricevuto molte lamentele riguardo alla scarsità di luce dopo il tramonto. L'amministrazione cittadina collocherà 4 ordini separati per i lampioni nella Gilda del Commercio a partire da domani. Cerca di soddisfarli il prima possibile, so che i nostri cittadini ne saranno felici. Lampioni. Dopodiché andiamo a vedere. Guarda te che ci sono già le missioni, altro che da domani. 2 lampioni. E mi danno, ok. Lampione. Ok, ora lampione. Lampione ne posso già fare 2. E credo anche di più. Riesco a farne altri? Sì, vedi che riesco a farne altri. Allora, mettiamo lampione qui, lampione qui. Ora vado a consegnare la missione. E ne prendo un'altra se posso. Teoricamente sì. Antoine. Nice work. Ottimo lavoro, questa è la tua paga, grazie. Ok, adesso andiamo a metterne altri 2. Qui è 1 e ne mettiamo un altro qui. Lampione. E ne mettiamo uno qui che mi segna.
lampione qui. Ok. Consegniamo la missione. Antoine. Nice work. This is your payment.